Centro per la Salute, primo di giugno si chiama, è alla periferia di Maputo. Assiste una popolazione di oltre 100.000 abitanti. Abbiamo potuto girarlo, parlare con i responsabili e abbiamo saputo che sono oltre 5.000 le persone sieropositive che vengono seguite da questo ospedale, di cui 1.300 persone sono in terapia. Le patologie più diffuse sono le infezioni opportunistiche che si sovrappongono all'infezione da HIV e in particolare la tubercolosi. È molto complesso sul piano medico affrontare la copresenza della tubercolosi e della sieropositività. Vi è un grande reparto, definiamolo così, diverse stanze destinate al reparto materno-infantile. Uno dei problemi principali per i bambini è la malnutrizione. Ci sono delle campagne di vaccinazione che si concentrano soprattutto in alcune settimane all'anno e ai bambini che sono malnutriti viene distribuita un prodotto che arriva dall'UNICEF oltre a delle dosi di vitamina A. Altre patologie molto diffuse sono per esempio le dermatiti. In tutto questo ospedale lavorano 7 medici e